Chiesem che se t'aggiunse il treno, chiesem sta la ura a Milan, e mi lustra la bella madurina, che la gade brilla de lontan. Però adesso per un vete la riva dell'ac che la brilla anche de visen. Adamo ed Eva ieri in fade palta, terra e acqua le nostre sten. E sem che se t'aggiunse il treno che il cur se il becen della fe. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Terra e Acqua TV. Oggi è una giornata bellissima e sono sicura che si manterrà così fino a questo weekend, che sarà una due giorni ricca di appuntamenti. Il nostro Terra e Acqua Festival, dopo essere passato settimana scorsa dal Golfo di Venere di Lenno, questa settimana si sposta sabato ad Argegno e domenica a San Siro. A parlarcene avremo qui Vito Trombetta, scrittore e autore del Teatrino di Noi, che si esibirà durante entrambe le date del festival. Non solo Vito, ma ci saranno anche altri due grandi esponenti dell'arte comasca. Ci sarà Andrea Parodi per quanto riguarda la musica, che è organizzatore del Busca dei Rodei, e Carlo Pozzoni, fotoreporter, che ha allestito proprio questa settimana una bellissima mostra fotografica al Broletto di Como. Vi ricordo che durante le date del festival sarà possibile arrivare sul luogo dell'evento o a bordo di questo magnifico piroscafo padre alle mie spalle. Per partecipare basta consultare il sito www.itinerarifolk.com, selezionare la sezione Festival Lago di Como e scegliere la data che vi interessa. In fondo al programma di ogni data sarà possibile prenotare la propria crociera e partecipare così all'evento. A proposito di crociera, oltre all'intrattenimento musicale a bordo sarà possibile gustare un ottimo aperitivo a chilometro zero. Ce ne parlano adesso i protagonisti di questa iniziativa, ovvero i ragazzi del centro di formazione di Monte Olimpino. Abbiamo qui con noi Loris Mondini, docente del Centro di Formazione Professionale di Monte Olimpino, una delle realtà comasche più conosciute, che prepara ogni anno centinaia di giovani al mondo del lavoro nel campo della ristorazione. Benvenuto Loris. Grazie, un piacere. Vediamo questo bellissimo tavolo allestito, si tratta dell'Happy Lake Time, che è l'aperitivo a chilometro zero preparato dal Centro di Formazione di Monte Olimpino. Loris, ce ne parli? Certo, è l'idea di proporre dei prodotti tipici dell'Ario, ma di rivisitarli anche al di fuori della semplice tradizione contadina e lacustre che si è sviluppata nei secoli nella zona. Quindi abbiamo pensato di proporre dei piatti ma rivisitati in una chiave leggermente moderna, delle sfere di caprino sempre prodotte nella zona con frutta rossa e mele in modo da contrastare la grassezza del formaggio, dei grissini ma mantecati come se fosse una maionese con dell'olio di Lenno, oppure dei samosa, un piatto indiano ma farciti con della mortadella di fegato, tipica sempre dell'Ario, e prodotti con pasta a fillo. L'altro aperitivo che invece proponiamo è un patè di pesce di lago, sempre pescato esclusivamente in zona, oppure dei biscotti, ma salati, che sono conditi con del caprino ed erbe aromatiche, tutte prodotte nella zona, in modo da richiamare sia i prodotti che i profumi. Altrimenti abbiamo utilizzato un formaggio dell'Alto Lario e delle vallate svizzere, che è lo Zinkarlin, che viene servito su del pane tostato, in modo da richiamare la sua tradizione popolare. Posso dire che mi è venuta fame mentre tu parlavi, perché hanno proprio un aspetto squisito. Vedo che ci sono due vassoi differenti, perché sono, mi avete detto, due aperitivi diversi. Certo, in onore alla canzone anche di Van de Sfros, che collabora con il progetto, abbiamo chiamato il primo Breva e il secondo Tivano, sempre in onore della zona che ci rappresenta e rappresentiamo. Infatti sappiamo che sono due eventi proprio di questo territorio. Vi ricordo che tutto questo potrete trovarlo durante tutte le crociere sul Patria, verrà offerto sia questi vini, sia questi grissini, sia tutti questi prodotti buonissimi. Quindi vi invito a venire a prenotarvi sul sito www.itinerarifolk.com. Intanto noi, visto che siamo qua, direi di usufruire di questo banchetto e perché no, di setarci con un buon vino. Che ci direi tu, Loris, da dove proviene? Siamo in Cantina Angelinetta, nell'Alto Lago. Una volta questo territorio era grande bacino di produzione vinicola, purtroppo oggi quasi scomparsa e solo grazie a pochi produttori si riesce a mantenere. Cantina Angelinetta cortesemente collabora con questo progetto in modo da poter far riscoprire e rivalutare uno dei grandi patrimoni della zona e provare un grande vino. Prego. Grazie.
Cin. Questo sabato il Terra e Acqua Festival arriva ad Argegno. Si svolgerà durante la tradizionale festa di Sant'Anna e come ogni data tutti i borghi saranno animati da tantissimi spettacoli. Per i bambini ci sarà il Teatro dei Burattini di Dario Tognocchi, per gli appassionati di teatro ci sarà il Don Giovanni di Mozart in un'inedita versione pop per ascoltare la musica lirica come non l'avete mai ascoltata. Come sempre sarà inoltre proiettato in piazza il video omaggio di Mario Bianchi su tutti i più famosi film girati sulle sponde del lago di Como. E per i più avventurosi torna la musica di contrabbando di Davide Van de Sfros, che insieme alla sua chitarra si recherà in un posto raggiungibile solo a piedi e canterà insieme a voi. È proprio Davide Van de Sfros adesso dalle sponde di Argegno a raccontarci qualche segreto di questo magico paese. Le nuvole tamponano il pugno ferito del sole. Le nuvole ci provano e si insanguinano di luce che tramonta anche qui nel cielo di Argegno. Zafferano e menta e anche un odore di paglia e assenzio, e lo porta il vento forte che affatica le barche e rende inutile il volo alle mosche. E allora il lago danza, danza la sua macumba di schiuma e squame, dimentica di riflettere il resto del mondo e corre dove vuole. Nel US Navy Register c'è scritto Pietro Rassena, primo costruttore di sommergibili per ricerche scientifiche e recupero navi affondate. Chiunque ha abitato o abita sul lago non può certo nascondere di aver avuto almeno una volta nella vita il sogno di svegliarsi una mattina e di trovare il lago completamente prosciugato, per vedere cosa nasconde, quanto è profondo, che mondi sono celati sotto queste creste di onda. Non è stato mai possibile e non credo sia possibile che questo avvenga, ma un uomo, suo padre, il signor Pietro Vassena, un bel giorno decide di fare il meccanismo inverso, cioè di andare lui là sotto dove nessuno ha mai osato andare. 65 anni fa noi uscivamo da una guerra che aveva prosciugato ogni risorsa di ogni genere e mio papà si è messo in mente di fare appunto questo sommergibile per andare a vedere cosa c'era sotto il lago. Un uomo con la terza elementare, mi sembra. Sicuramente non materia di studio, ecco. Lui era un ingegnere di praticità. Perché lui, con mezzi a disposizione, quelli costruiti da lui più o meno. Sicuramente sì, perché lui sapeva tornire, fresare, saldare elettrico, saldare ossigeno. Il suo sogno, questa specie di sua fissazione, questo Moby Dick, insomma. Io potrei andare sotto al lago e vedere cosa c'è, quanto è profondo. Più che una bicicletta mi sembra un mondo viaggiante, un mondo carico di figure straordinarie, di figure che rievocano un po' i folletti del bosco. È un mondo straordinario perché praticamente arriva da un luogo straordinario che è la Val Cavarnia. E praticamente in Val Cavarnia c'era questo signore che si dilettava a scolpire questi bastoni, a dargli delle forme antropomorfe e sono anche, qualcuno è anche un po' inquietante, però è veramente straordinario
questa, praticamente questo portare in giro questa sua cultura. Fra l'altro lui li vendeva anche questi bastoni e si può dire in dialetto che lui apparteneva alla categoria dei bastunat, lui era un bastunat. Come un angel fermo dopo il temporale. Vito Trombetta, cantore delle storie del lago, ti abbiamo accolto qui in studio proprio raccontandoci una storia, perché tu sei un poeta e un poeta che privilegia il dialetto. Però oggi sei qui per parlarci di un altro tuo progetto, che è quello del Teatrino di Noi. Allora, il Teatrino di Noi nasce esattamente più di 20 anni fa. Siamo 4 amici, sono 2 donne e 2 uomini. Le donne sono Rosanna Pirovano, praticamente fa la voce recitante, c'è Lella Greco, cantante, che ha avuto anche l'onore di cantare con Luigi Tenco, e poi c'è Roberto Motta, che praticamente noi chiamiamo l'orchestra, che è la chitarra, e poi ci sono io, che faccio metto insieme i copioni e sono l'altra voce recitante. Noi abbiamo praticamente qualcosa come 60 copioni, 60 recital, siamo stati anche in giro un po' per l'Italia. Il nostro genere io lo chiamo popolare alto, perché ci sono delle cose popolari ma anche delle cose che comunque fanno riflettere. Il vostro spettacolo è un insieme di parole e di canzoni, come avete scelto i testi e i brani che avete inserito all'interno? Allora, come ti dicevo prima, Elena, sono io di solito la maggior parte che prepara i copioni, no? Quindi avendo a casa qualcosa come più di 3.000 libri, allora riesco a mettere assieme per le varie tematiche, no? E, per esempio, uno dei lavori che rappresentiamo di più è Homo Viator, che si ispira alle mie esperienze di pellegrino sul Cammino di Santiago e durante la Francigena da Canterbury a Roma, e poi abbiamo anche, che abbiamo già rappresentato 3 o 4 volte, Alfabeto per non dimenticare, che lo facciamo per la giornata della memoria. Brevissimamente, durante queste date del festival, che spettacolo metterete in scena? Allora, lo spettacolo ha un titolo che sembra quasi un proverbio, che è Anima, Cœur e Panza, le poca la distanza. Ah. E allora, lo spettacolo dura 1 ora. È uno spettacolo, come ripeto, di poesie, di monologhi, di canzoni, ma anche di proverbi. Per esempio, nella prima parte, cioè l'anima, che è la religione, ci sono, per esempio, quando il popolo canzonava un po' il latino della Chiesa, no? E poi, per esempio, per quanto riguarda l'amore, ci sono delle belle storie d'amore. Poi invece, per quanto riguarda la panza, lì ci sono i proverbi che riguardano comunque il cibo, ma ci sono anche canzoni, e quindi e almeno fino a, noi le abbiamo già rappresentato in 2 puntate, alla gente è piaciuto molto. Assolutamente, ero presente anch'io vi ho seguito. Consiglio dunque a tutti i nostri spettatori di venire a vedere lo spettacolo di Vito e dei suoi compagni. Io, Vito, ti ringrazio per averti avuto qui con noi oggi. Grazie. E ci vediamo alla prossima rappresentazione. Grazie a voi. Vi lasciamo adesso per pochissimi secondi con la pubblicità, torniamo tra pochissimo con il prossimo ospite. La gruta del vent come in specie. Buscadero Day. Steve Earle, musica, festeggiamenti, appuntamenti, cosa tiene unite tutte queste cose? Ma innanzitutto proprio è un omaggio a questa rivista, il Buscadero, che è un po' la Bibbia per gli appassionati di questo tipo di musica. Io mi ricordo da ragazzino c'era un negozio di dischi a Cantù e girava questa rivista con questo nome strano, e una volta ho proprio chiesto a Freddy, il titolare di questo negozio di dischi Music Maker, che secondo me tu ti ricordi assolutamente anche, sì, che cos'è questo Buscadero. Mi ha detto: ragazzino, questa è la Bibbia qui, questo mi aveva detto, e da lì si è aperto un mondo
di incontri con tutti questi personaggi, e ogni anno ci si ritrova appunto a Pusiano sulle sponde di questo lago per questo appuntamento che richiama cantautori, songwriter, band da Stati Uniti. Che giustamente questa Bibbia tu l'hai letta talmente a fondo che sei diventato proprio il sacerdote di questo, sì, di questo incontro con la musica d'oltreoceano, con gli storytellers, i bluesmen, tutti questi personaggi che nella nostra testa di lettori del Busca sembravano addirittura delle creature fatate, inarrivabili, addirittura esistenti solo sulle pagine. Invece, grazie ad Andrea Parodi, ecco che queste persone hanno cominciato a frequentare locali come l'1.35 circa, Pusiano e tantissime altre location, se vogliamo. Sì, sì, lo spirito è il... Credo che un po' dietro a questa dimensione, questo tipo di musica, ci siano i viaggi. Ho avuto la fortuna, questi viaggi, di percorrerli da tutte e due le parti, cioè di andare in America, certo, e vivere sulla strada con questi personaggi, e di portarli poi in Italia facendogli scoprire anche le bellezze del nostro paese, come il lago di Pusiano. Queste saranno giornate dove si valorizzeranno anche un po' gli scorci bellissimi del nostro territorio. Saremo anche lì su un battello, oltre ai concerti nel parco. Ci saranno due escursioni in battello, la domenica mattina dedicata a Bob Dylan con una cantautrice, Ruth Gerson, conosco di New York, che conosci, Tim Grimm, che arriva dall'Indiana. Il giorno dopo, il lunedì mattina, ci sarà la reunion dei Green on Red. Addirittura? Sì, sul battello. Poi avremo l'onore e il piacere di ospitarti martedì sera. Sono io che ho pronto questo onore di aprire il concerto di Steve Earle in tutta la sua solitudine, in tutta la sua forza. Che poi tu, Davide, sei tra i pochissimi italiani, credo che si contino nemmeno in una mano, che sono stati in copertina sul Buscadero, quindi sì, è vero, c'è un legame molto forte. Sì, è vero, il Buscadero raramente concede spazio al cantautore italiano, perché non sempre si accostano al loro indice di gradimento. Giustamente sono più concentrati su tutto quello che bolle in pentola ormai da secoli in quel che riguarda l'America soprattutto. Parlando di talenti locali, andiamo adesso a approfondire una delle più interessanti mostre allestite proprio in questi giorni al Broletto di Como. Il mio nome è Angelo Novi. Abbiamo qui con noi Carlo Pozzoni, fotografo, fotoreporter, editore e curatore della mostra. Carlo Pozzoni, benvenuto Carlo. Grazie a voi di avermi invitato. Chi era Angelo Novi, il protagonista della tua esposizione? Angelo Novi è stato un grandissimo artista del nostro territorio, perché è nato a Lanzo nel 1930 e poi successivamente si è trasferito a Milano con la famiglia, studiando l'Accademia Belle Arti. Ha fatto anche un anno di architettura, finché a 22 anni ha scoperto la fotografia, e che non ha più abbandonato, al punto che ha lavorato per diverse agenzie. Nel 1956 addirittura era in Ungheria, inviato con Indro Montanelli, finché nel 1960, sposandosi, è capitato a Roma e lì ha scoperto il mondo del cinema. Ha saputo cogliere, e soprattutto ha avuto la fortuna di lavorare e fotografare grandi artisti. Faccio dei nomi a caso: Anna Magnani, Totò, tutta la trilogia di Sergio Leone, per cui Clint Eastwood, Sergio De Niro. Poi, passando a Bertolucci, abbiamo Depardieu, abbiamo Stefania Sandrelli, insomma, i nomi sono tanti. La mostra si compone di 65 foto bianco e nero realizzate e stampate dall'autore stesso. Quindi super originali. Sì, no, questa mostra è un estratto praticamente di una mostra che è stata realizzata nel 92 a Roma, realizzata dallo stesso Angelo Novi prima che morisse. Lui purtroppo è morto nel 97 a Lanzo. E lui aveva scelto, la mostra si intitolava L'immagine cinema 99 volte 9, e da queste 99 foto io ne ho estrapolate 65 su gentile concessione della famiglia, sono andato a Roma a recuperarle e le ho portate a Como, perché volevo che Como conoscesse un artista che praticamente è sconosciuto da noi. E anche una professione come quella del fotografo di scena, che non è conosciuta, certo, ai più. Tu prima hai parlato di grandi nomi. Sappiamo che tra le foto esposte ci sono alcune foto di Robert De Niro in vena di scherzi. Sì, no, c'è una foto, c'è praticamente un pannello con i provini. Mentre giravano C'era una volta in America, la produzione chiese
Angelo Novi di realizzare dei ritratti di De Niro per studiare il trucco, perché nel film lui deve essere invecchiato. De Niro non aveva molta voglia di farsi fotografare, e allora mentre Angelo Novi lo fotografava, lui fa delle facce un po' buffe, un po' ironiche, e queste foto fanno parte di questa sequenza di immagini in questo pannello esposto al Broletto. Molto interessante, io personalmente sono molto incuriosita, quindi verrò sicuramente a fino al 27 luglio. Aperta fino al 27 luglio, ricordiamo velocissimamente gli orari. Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 21.30. Perfetto, allora io ti ringrazio Carlo per Grazie. Essere stato con noi e invito tutti a visitare questa spettacolare Grazie. Mostra. Domenica 26 luglio invece il Festival Terra e Acqua Lago di Como raggiunge il borgo di Santa Maria Rezzonico nel comune di San Siro con il suo magico castello medievale e le tante spiaggette a lago. Troverete ancora la musica di contrabbando di Davide Van de Stross. Potrete scoprire il luogo di questo evento andando il giorno prima sulla pagina Facebook dell'artista, che vi svelerà dove suonerà insieme a voi. Troverete sempre il teatrino di noi di cui abbiamo parlato con Vito Trombetta e anche le danze del popolo boliviano direttamente con gli artisti del Festival dei Popoli di Kyuduno. Per far divertire anche i più giovani ci saranno anche gli artisti di strada e infine pure un mitico tributo ai Pink Floyd. Non mancate questo imperdibile appuntamento, vi ricordo che tutte le informazioni sul programma potete trovarle sul sito www.itinerarifolk.com. A me non resta che salutarvi, se avete delle segnalazioni o delle idee da condividere con noi scrivete all'indirizzo terraeacquatv@batevens.com. Lascio la parola al menestrello dell'Ario per raccontarci del paese di San Siro. Alla prossima! Quodandesh, ut aqua reina crodan kutz, hu jasharuda gat crepa in metz, et toda i watcha around a toy, maybe teliga, maybe skashiga. All'ultimo piano c'è l'accaditoia, che è quella sporgenza proprio a piombo sulla porta d'ingresso da cui cadeva di tutto quando alla porta si presentava una persona indesiderata. L'accaditoia, l'accaditoia, cosa cadeva dall'accaditoia? Un po' di tutto. Non voglio sapere. Il castello è sorto tanti secoli fa, nel 1360 si dice, però precedentemente ce n'era un altro, ancora più massiccio, un castello che sembra, dicevano anche che si è capovolto per castigo contro un signorotto che l'abitava nel 600, che era un tiranno, e a un certo punto uno sposo si è ribellato, era un macellaio con un coltellaccio nascosto sotto l'abito da sposa, come si era travestito, è andato, si è presentato a questo signorotto che si chiamava Ficano e l'ha ucciso. Una crusta de platen, ho scritto il curtel, la tuaia del ragn, gammina la forza dei sconti montagni. Quan la noia la rua, la cusissa è un cinet, la tristezza invece, laura, laura, con tel contagut. Mio figlio ed io siamo gli ultimi discendenti della famiglia e tutte e due abbiamo questa mentalità. Non ci sentiamo proprio proprietari di questo bene, ma ci sentiamo conservatori protetti. Sem che se ta Jones il treno, che sem sta la ura Milan, em lustra la bella madurina, che la gade brilla de lontan, però adesso per un vede la riva della che la brilla anche de visen. Adamo ed Eva ieren fa de palta, terra e acqua le nostre stelle.